Buongiorno a tutti. Come appunto vi dicevo, l'INPS alla luce dell'articolo 10 appunto del DL 39.503, misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia di tributaria finanziaria, subentrava al Ministero dell'Economia e Finanze il MEF per delle lavori nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sotto motivo di disabilità. La data che effettivamente segnò il cambiamento, la svolta appunto della verifica dei requisiti sanitari di riconoscimento dello status di invalido civile fu il 1° di aprile del 2007. E come era verificato lo status di invalido civile prima del 1° aprile 2007? Era il Ministero dell'Economia e Finanze che con la commissione medica di verifica appunto che era situato non in provincia italiana, verificava lo status in Valigia. Dopo il 2007, questa verifica passò all'INPS, si crearono le commissioni di verifica provinciale che erano... Si avvicina il non si sente? Mi dispiace. Le CMDP, le cosiddette CMDP, Commissioni Medie di Verifica Provinciale, si insediava appunto in tutti i capoluoghi di provincia all'interno delle SDIs. Queste commissioni erano composte da 3 medici, di cui il presidente era medico dell'INPS, da un operatore sociale, e si alternavano in queste commissioni tutti i medici rappresentanti delle diverse organizzazioni di categoria di medici. La CFDP aveva il compito di verificare tutti i verbali provenienti dalle commissioni periferiche delle ASL, con la possibilità di rivalutazione medico-legale dei giudizi. Cosa significa questo? Che non solo che la commissione, la CFDP poteva ridurre la valutazione, ma poteva anche aumentare la valutazione, nei casi in cui la valutazione, signore mi dice, è successo in qualche caso che la valutazione è stata aumentata, nei casi in cui appunto dicevo la valutazione ASL veniva valutata come non congrua alle effettive situazioni del soggetto che si stava verificando. Il Parlamento successivamente promulgava la legge 133 che all'articolo 80 prevedeva un piano straordinario di verifica dell'invalidità civile finalizzato ad accertare appunto
nei confronti dei titolari della guida civica la permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, quindi visite mediche ma anche perché controlli reddituali, appunto necessari per continuare a fruire dei benefici. Nel 2009 questi controlli non riguardarono una serie di situazioni, per esempio non riguardarono gli ultra 65 anni, non riguardarono le persone che erano state esonerate applicando il DM dell'agosto 2007, inclusi appunto quelli affetti da poliomielite, quindi avevano ottenuto il riconoscimento appunto dell'accompagnamento. Ed erano stati esclusi anche i minori, nonché i soggetti titolari di prestazioni sospese per le quali doveva essere fatta una revisione tra il primo di luglio del 2016 e il 30 di giugno del 2010. Una cosa importante, l'articolo 80.6 ribadiva che nei processi giurisdizionali relativi ai verbali emessi dalle commissioni mediche di verifica, in pratica la legittimazione passiva spettava all'INPS. Cosa significa? Significa che dal primo di aprile nei procedimenti giudiziari in materia di invalidità civile tutti i ricorsi giudiziari devono essere notificati all'INPS. E questo significa che le consulenze tecniche dell'ufficio vedono finalmente la presenza dei medici dell'INPS all'interno della CTU, come esiste il medico nominato dal giudice, il medico nominato dalla persona interessata, che prima di questo i medici dell'INPS non erano presenti in nessun ricorso, perché non era notificato appunto all'INPS. Successivamente il governo emanava il DL 78-2009 che con l'articolo 20, contrasto alle frodi in materia di guida civile, introduceva importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici. In pratica, a decorrere dal 1 gennaio del 2010, ai fini degli accertamenti sanitari di guida civile, eccetera, le commissioni delle aziende sanitarie locali, quindi le commissioni ASL, erano integrate da un medico INPS quale componente effettivo. Inoltre l'INPS accerta la permanenza dei requisiti nei confronti dei titolari di guida civile, eccetera, e a questo proposito ricordo che l'attività delle verifiche della permanenza dei requisiti civile si è svolta nel 2010 con 100.000 verifiche sul territorio nazionale per titolari di accompagnamento, centri e invalidi e di comunicazione, ma solo di età compresa tra i 18 e i 67 anni, cioè è stata fatta una verifica mirata solamente su queste tipologie. E per i titolari di assegno mensile tra i 40 e i 60 anni, su chi però percepiva l'assegno prima di quella data, dal 1 aprile 2016, in cui appunto l'INPS subentrava. Nel 2011 l'INPS è incaricato per legge di effettuare 250.000 verifiche straordinarie. Posso anticipare che sono già pervenute all'indirizzo appunto delle persone interessate le lettere per presentare all'istituto i documenti necessari per le verifiche e che molte di queste verifiche ovviamente verranno fatte sugli atti se la documentazione sanitaria aperta sarà sufficiente per la verifica. Inoltre una novità, l'INPS sta sottoponendo anche la revisione ordinaria tutte quelle prestazioni in pagamento che hanno una revisione tra luglio e dicembre del 2011. Quindi abbiamo già cominciato a fare le revisioni su questo tipo di verbali. Ritorniamo all'articolo 20. A decorrere dal 1 gennaio 2010 le domande sono presentate all'INPS, questo lo sapete tutti,
con, secondo le modalità stabilite, e cioè telematicamente, lo può vedere. Inoltre sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di qualità civile, eccetera. In pratica, in Regione Lombardia, dall'1 ottobre del 2010, l'INPS procede sulla base degli esiti dell'accertamento all'istruttoria amministrativa della concessione delle provvidenze economiche. Quindi in Regione Lombardia l'INPS ha cominciato l'istruttoria amministrativa. Ogni regione chiaramente dovrà fare un accordo con l'istituto, quindi non in tutte le regioni succede questo. L'istituto in pratica emanava una circolare molto importante, quella che poi ci ha dato la strada da seguire in pratica, la circolare 131, che acquisiva tutte le importanti innovazioni appunto di questo processo, illustrava il flusso organizzativo procedurale di attuazione dei principi contenuti nel disposto normativo, quali sono gli effetti immediati della nuova disciplina, la compilazione dell'invio telematico del certificato medico di qualità civile. Tutti sapete che per fare oggi come oggi una domanda di qualità civile bisogna avere un certificato spedito online dal medico certificatore. L'INPS si è preoccupata all'inizio dell'anno scorso di organizzare appunto dei seminari per i medici certificatori. Effettivamente, dopo un primo periodo di scontro tra virgolette, effettivamente adesso la certificazione telematica è veramente decollata, cioè non ci sono più certificati di qualità civile che non siano online. Inoltre l'invio delle domande di qualità civile avviene in via telematica abbinando il famoso certificato acquisito precedentemente. Terzo punto importante, la presenza del medico INPS all'interno delle commissioni ASM, le famose commissioni mediche integrate. Inoltre, la circolare appunto descriveva le modalità con le quali sarebbero eseguite le visite mediche, perché è importante avere una modalità uguale per tutti nella valutazione delle persone che si presentano in commissione. Puntualizzava il ruolo della Commissione Medica Superiore INPS, che aveva e che ha funzione di monitoraggio e possibilità di ulteriore verifica, ed esprimeva la volontà di ulteriori verifiche straordinarie sulla permanenza dello stato invalidante. Quali erano gli obiettivi dell'istituto con la pubblicazione di questa circolare? La garanzia dell'uniformità di trattamento sul territorio nazionale. È importante che una paraparese post-odio sia verificata nello stesso modo a Milano, a Napoli, a Palermo e poi con qualunque altra commissione medica. La sistematizzazione dei procedimenti convenzionali per le funzioni concessorie, la presenza del medico INPS all'interno delle commissioni, la costante presenza in ogni procedimento giudiziario, la presenza dei medici e, una cosa importante, l'aggiornamento delle tabelle di invalidità che dopo quasi 20 anni, sono state pubblicate nel 92 le ultime, effettivamente appaiono oggi obsolete, perché ci sono tante situazioni da modificare. Tutto ciò a regime, si traduce in velocità, trasparenza e omogeneità di giudizio a tutela del cittadino e dello Stato. Bisogna fare qualche bilancio dopo 2 anni. A distanza di 2 anni dalla pubblicazione della circolare, non tutto è andato come si voleva, e questo è una mea culpa che noi facciamo.
come nelle cose nuove, anche appunto nel governo della nuova invalidità civile, l'INPS ha pagato lo scotto del cambiamento in un campo di così pesante impatto sociale, alla presenza di una inevitabile scheletica di delusi, preoccupati, eccetera. Dopo il primo periodo però, perché c'è stato un periodo in cui effettivamente si faceva molta fatica a tamponare tutte le richieste, dopo il primo periodo e con gli aggiustamenti necessari si può affermare che oggi l'invalidità civile sta entrando a buon diritto nella puntuale gestione dell'istituto. Effettivamente oggi, almeno io parlo per la provincia in cui opero, i tempi di attesa dei verbali di invalidità civile sono molto molto contenuti. I tempi di attesa per le visite dopo una domanda di invalidità civile non arrivano a 60 giorni e la stessa cosa accade per l'invio dei verbali al domicilio dei cittadini di Vienna. Una conclusione che è una mia personale opinione: la gestione unitaria su tutto il territorio nazionale dell'invalidità civile potrà essere la chiave di volta per valorizzare i diritti delle persone tra di noi meno fortunate, e la certezza che siano loro e solo loro i destinatari del nostro impegno quotidiano. Grazie per l'attenzione.